Che bello respirare l'aria di motori! Mi trovo a Monza, il tempio della velocità italiano, in occasione del campionato italiano GT, perché alle mie spalle, schierate in pit lane, vedete delle meraviglie marchiate BMW. E in mezzo abbiamo la novità assoluta, l'M2 CS Racing. Se vi siete emozionati vedendo i traversi che facevo con l'M2 CS stradale, vi lascio solo immaginare cosa può venire fuori dalla versione racing di quella macchina. E sono qui proprio perché la presentano. Quanto è bella! Sono entrato qui nel box dove la stanno tenendo per mostrarla in anteprima un po'. Fuori quando passo vedo sempre qualcuno che passa e sbircia dentro perché sono tutti curiosi di vedere com'è. E sono qui con Filippo Sacco, responsabile BMW M, che ci spiega un attimo che cosa abbiamo qui. Perché come sapete, l'avete visto dai video, io ho provato l'M2 CS stradale in pista. Mi sono divertito come un pazzo, ma l'avete già visto, se non l'avete visto linkato il video qui sotto o insomma qua lo trovate. Filippo, rispetto alla BMW M2 CS stradale, che cosa abbiamo qui? Ciao Alberto, ciao a tutti. Qua siamo un gradino ancora sopra rispetto alla versione stradale, perché si parte proprio dalla CS stradale, quindi 450 cavalli in vettura esplosiva, per riuscire a dare quel plus per divertirsi in pista. Ah, 450 cavalli, quindi il motore è uguale a quello stradale? Corretto, è lo stesso. 450 cavalli, 550 Nm disponibili fin da bassissimi regimi. Cosa ci serve d'altro? Passo corto, divertimento puro, esplosivo. Questa cosa del motore è una gran figata, perché io penso comunque al fatto che quando vai in pista, naturalmente andare in pista è uno sport costoso, no? Perché il mezzo si usura, pigli i cordoli, staccate, traversi, eccetera eccetera. E il fatto che il motore sia esattamente quello di quella stradale significa che ha una longevità maggiore, cioè dura tanto di più. Esattamente, quindi a livello di affidabilità e di costi di manutenzione non dico che li possiamo abbattere, ma sicuramente saranno sensibilmente inferiori o ridotti rispetto a quello a cui siamo abituati. Guarda, io vedevo, notavo sia davanti sia dietro, a livello di aerodinamica ci sono delle differenze, no, rispetto a quella stradale. Sì, ovviamente delle accortezze per migliorare l'aerodinamica della macchina c'è stato, uno splitter davanti aggressivo, molto più pronunciato anche nel posteriore. Vediamo questo mega spoiler anche sul posteriore della macchina, delle minigonne che sia dal punto di vista estetico sono fighissime, ma poi impattano anche sulle performance della macchina stessa. Ora, quando io ho provato quella stradale in pista, il riassunto della giornata è stato divertimento, esagerato. E quindi ti chiedo, essendo l'M2 CS una macchina così tanto divertente, come mai avete scelto proprio l'M2 per sviluppare questo progetto racing? Divertimento, l'hai detto tu stesso, no? Quindi è uno dei marchi di fabbrica della vettura stradale di tutti i nostri appassionati. Bene, abbiamo voluto celebrare anche il fine ciclovita dell'M2 attuale con un livello superiore, quindi portare il divertimento dalla strada alla pista con tutte quelle che sono le caratteristiche più apprezzate della macchina, innanzitutto a livello estetico. Tu prima dicevi giustamente che non si differenzia troppo dal punto di vista estetico rispetto alla stradale. Bene, quindi missione riuscita lato nostro. Posso guardare dentro com'è? Va bene, certo. Devo ancora riprendermi dall'incidente, sono un po' rottame entrare qui dentro. Che spettacolo! Io non vedo l'ora di provarla. Possiamo vedere subito, cambio il volante. Io avevo provato quella manuale in pista. Più veloce rispetto a quella stradale ancora. Doppia frizione. E questo sicuramente ancora di più significa divertimento, facilità di guida e durata. Chiaramente un cambio tipo questo, elettronico, che fa tutto lui, si usura meno rispetto a un sequenziale in cui ci buttiamo dentro le marce. Un po' di ignoranza. Tra l'altro mi hanno spiegato come si accende. Allora, tiro giù questa levetta qui. Wow, che figata! Raga, ma che figo è il volante che si illumina. Posso portarmela a casa? Dai, ci sono le gomme intagliate anche. Raga, è bellissima. È troppo bella. Ora, più la guardo sta macchina, più noto un sacco di dettagli, tipo quella presa d'aria lì dietro, cosa serve,
questo tubicino qui a che cosa serve, questa leva a che cosa serve. Io ho paura a tirarla, secondo me salta tutto qua. Però fatemi sapere nei commenti se volete un video più approfondito su questa macchina, magari anche una prova in pista. Non so neanche perché ve lo chiedo, so già la risposta, però fatemelo sapere nei commenti. Questa musica mi manda fuori di testa. Detto questo, che figata raga, che bella. Spero vi sia piaciuta l'M2 CS Racing e non vedo l'ora di provarla in pista.